Mia sorella trovò un posto come insegnante nel liceo classico, non era laureata, in una scuola privata. C'era una scuola di suore che si era trasferita da Torino al paese, ma non aveva gli insegnanti, perché gli insegnanti ognuno era andato per i fatti suoi. E quindi questa scuola cercava, e mia sorella si propose, avendo fatto il liceo classico, poi andavo tutti gli anni, di insegnare mia sorella, quindi pigliamo anche un modesto stipendio. Mia mamma insegnava a cucire a mano alle contadine, mia nonna insegnava a ricamare alle contadine che volevano farsi il corretto. Quindi casa nostra era un andirivieni in cui c'era un certo benessere, diciamo, relativo ai tempi in cui non c'era niente, ma però comunque non ci mancava da mangiare. Quindi così io. Allora io, dopo aver fatto un asilo dalle suore, dove ero il più vecchio, perché avevo già 6 anni, le suore, 6 anni, qui, bambini 6 anni non ci sono qui all'asilo, massimo 5. E allora non ero mai andato a scuola, andavo dal sindaco, ecco, il sindaco si ricorda queste cose, del paese, il quale mi procurò certificato di nascita, ricordo tutto. Falso, tutto vero perché me l'ha dato il sindaco, ma però c'erano tutte inesattezze, e con quel documento io feci l'esame di ammissione alla seconda elementare, per non so quale errore, ma a quell'epoca di errore ce n'erano. Risultò che io ero iscritto all'esame di ammissione alla terza elementare, e così mi trovai a frequentare la terza elementare come prima classe in assoluto. All'asilo ero il più vecchio, lì ero il più giovane, perché ho 6 anni e non c'è la terza età. Comunque andò tutto bene, ci fu ancora un piccolo incidente, se vogliamo, quando tutti i bambini lì dovevano fare la prima comunione. Allora, la prima comunione, so più adesso come sia, implicava la confessione dei peccati, la cresima, non so, come cresimo. comunque, io che peccati confesso, cioè davanti al prete che mi chiedeva, cos'hai da dichiarare? Dichiaravo che ero ebreo, e quindi cosa ci facevo lì? Fu una questione che allarmò moltissimo mia madre, ma arrivò un altro signore lì, perché eravamo 200 ebrei in quella valle lì, e tutti si sono salvati, diciamo, che dice: ma tu sei di Milano? Sì. Di che sei, segui il rito ambrosiano, non so cosa dica il rito ambrosiano, e che farai la comunione quando torni. Eravamo nel marzo-aprile 45. Quindi mi esonerarono da fare questa prima comunione e è finito lì. Di quel periodo lì, beh, io ho scritto un libro, questo, è scritto Nato con la camicia, questo sono io, poco prima, e che è lei che si occupa delle biblioteche, non lo scrivo mai. E questi episodi ce n'erano. Era tutta una questione tragicomica, devo dire, perché erano tragedie vere in cui bastava niente che uno era messo al muro, tutto il paese subì, anzi non subì per fortuna una decimazione, ma tutto il paese, cioè i partigiani che lì andavano su e giù, quando non c'erano i tedeschi venivano i partigiani, ogni tanto si scontravano, e avevano fatto un'operazione molto divertente. Vestiti da tedeschi, si erano presentati in un deposito di armi a Lanzo, le valli di Lanzo, forse avete sentito nominare, a Lanzo, e si fecero consegnare dai tedeschi 10 cannoni, messi su un treno, scomparsi.
i tedeschi forse non se ne sarebbero neanche accorti, solo che Radio Londra diede la notizia in grande facendo fare ai tedeschi una figura pessima. Allora i tedeschi, non ci misero in anima, arrivarono al paese o parlavano col podestà, ora non c'era il sindaco, c'era il podestà, o questi cannoni tornano indietro o tutto il paese viene decimato, 1 su 10 al mondo, il che avveniva in Sant'Anna di Sassena, tutti quegli altri a Boves, anche in Piemonte, sono successe quelle cose. Lì fu merito del parroco del paese che fece, si offrì di fare l'intermediario. Allora andò a parlare con i partigiani, andò a parlare con i tedeschi, alla fine venne trovato questo compromesso. I cannoni tornavano indietro, ma rotti, fuori uso. Con questo compromesso la decimazione non c'era, ma soltanto i discorsi, quando veniva dato l'annuncio della decimazione. La famiglia, come ci mettiamo? Uno infila l'altro, che al massimo ne viene colpito uno e gli altri si salvano, o ci mettiamo a caso, in fila. Argomenti che oggi, i giovani di oggi, manco immaginerebbero che accadessero queste cose. Invece, allora, tra la vita e la morte non c'era che un passo, a parte poi il freddo che c'era. Io dovevo fare ogni settimana 3 chilometri per andare a questa scuola, da dove abitavamo alla scuola. D'estate, primavera, divertente, ma d'inverno, un metro di neve che affondava, con i pantaloni corti, che allora non si usavano i pantaloni per i bambini, i pantaloni lunghi. Poi si arrivava in questa scuola non riscaldata, bisogna stare lì altre 3-4 ore al freddo a far finta di fare i compiti che poi si studiano. Era una situazione tragicomica, perché venivano anche dei ragazzi pluriripetenti, ma neanche per colpa loro, che avevano 14 anni e che facevano la quinta elementare, volevano prendere la licenza di quinta elementare. Perché 14 anni? Perché i contadini, se il padre era andato in guerra, anche il ragazzo più grande doveva mettersi a lavorare, non si poteva fermarsi, e quindi questi qui non andavano più a scuola, ecco perché rimanevano indietro. Però a 14 anni loro erano già partigiani, venivano a scuola col fazzoletto al collo, la camicia, il fucile o la mitra, lo mettevano sul banco. Io lo so perché certe volte mancava il loro maestro e allora riunivano la mia classe, cioè con 110. Mettevano sul banco e la maestra che li redarguiva, questi qua che avevano le bombe a mano sul tavolo ed erano dei ragazzi che per forza di cose Poi le cose divertenti erano le canzoni. A scuola si studiavano le canzoni, non so se vi annoio o e le canzoni, e l'anno scolastico era il 44-45. All'inizio, essendoci tedeschi fascisti, giovinezza, sole che l'inno a Roma, sole che sorge, libero gioco d'oro, non c'è una cosa al mondo maggior di Roma, maggior di Roma, che questa cosa di Puccini, ma era un tipico inno che poi non è stato più ricantato dopo la guerra. Secondo trimestre le cose cominciavano a cambiare in guerra. Allora la maestra va pensiero o altre canzoni più inno, fino all'ultimo trimestre bandiera rossa, non fa tanto a nessuno.